Bentornati su Chef in Cucina, anche oggi vi saluto da Passeri in centro in compagnia di due giovanissimi ragazzi. Alessio l'avete conosciuto ieri, esperto barman che realizza veramente dei cocktail meravigliosi, e poi oggi ho il piacere di presentarvi Saverio. Buongiorno. Che è un giovanissimo chef che praticamente è cresciuto insieme a Luciano Passeri, vero? Sì. Ho iniziato nel novembre del 2015 facendo prima il corso base che fa Luciano di pizzaiolo, poi gli ho chiesto se potevo restare con lui. È nata questa sintonia subito e sono rimasto con lui da allora. Senti, ma posso chiederti quanti anni hai? Ne ho 22. Dai, giovanissimo, quindi praticamente nel 2015 eri un bambino. È appena diplomato, sì. Dai, e questa passione per la cucina? È nata un po' per caso, sinceramente dopo aver finito la scuola ero un po' indeciso sul da farsi. E allora ho detto dai, ci provo, perché comunque mi è sempre piaciuto mangiare un po' come tutti, penso. E non sapevo fare assolutamente nulla, quindi Luciano mi ha insegnato tutto. Quindi quando uno inizia con un professionista come Luciano e non ha altre deformazioni prese da altre persone, qui si inizia al top, e quindi di solito se ti piace, se ci metti passione, non puoi che fare bene. Si raccolgono i risultati, ecco, questo è molto importante, iniziare veramente con le persone giuste che magari riescono ad aprirti un mondo. È importante riuscire a trovare delle fonti di ispirazione che siano valide, perché ti mettono sulla strada giusta, quindi complimenti. Grazie. Saverio. Allora, presentaci il piatto di oggi. Okay, piatto, anche oggi facciamo una tostata. Oggi facciamo sì, una pizza, che è un impasto come quello che ha detto ieri Luciano, è molto simile, con aggiunta di orzo. Perché viene aggiunto l'orzo all'impasto, che dà questa nota un po' marognola, che dato che la pizza è tendenzialmente dolce, questa qui andiamo a preparare, è una pizza stagionale, quindi estiva. Una pizza che hai pensato tu, esatto, giusto? Sì. È una tua creazione. Con una crema di piselli che viene fatta con dei piselli semplicemente sbollentati 30 secondi in acqua e sale, okay, e raffreddati con ghiaccio, un mezzo cipollotto, e quando sta, quindi si fa soffriggere la cipolla, mettere i piselli, vanno cotti poco, perché comunque sono già sbollentati, così rimangono belli verdi. Verso la fine ci mettiamo della menta in infusione, che è questa qua, esatto, giusto? La spezzetto con le mani e la metto dentro. Hai scelto tu la menta, Alessio, eh? Che menta è questa, ce lo vuoi dire? Questa è una yerba buena. La yerba buena, che è una menta fantastica, sì, giusto? Molto molto aromatica, profumatissima, e devo dire che in abbinamento con i piselli è perfetta, a me piace tantissimo. Perfetto. Va in cottura con questa crema. Okay. Quando la pizza è cotta ci mettiamo una tagliatella di seppia. Queste sono seppie che vengono pulite e cotte a bassa temperatura sotto vuoto a 60 gradi circa. Per farla a casa potete cuocerle anche solamente nel forno o in acqua, come volete. Anche la pentola a pressione, che dici? Magari vengono, esatto, belle morbide. L'importante è che siano morbide e non cotte troppo. Poi vengono condite con un olio. Questo è un olio fatto sempre sotto vuoto con dell'olio, dei pomodorini, basilico, origano e acciughe, quindi un olio molto aromatizzato, molto aromatico. Quindi le acciughe sono frullate all'interno di questo? Sì, quello quando lo vai a cuocere nell'olio si sciolgono. Okay. Poi viene solamente filtrato con un passino, un colino, quello che è. E vanno, condiamo le seppie quindi con quest'olio che ha appunto questo molto profumato, un pizzico di sale, poi le mischiamo e le mettiamo sulla pizza con una grattata di lime, grattugiata di lime, delle nocciole tostate. Mazza, che vanno, che meraviglia, solamente grattugiate molto grossolanamente con a coltello. Questa cos'è? Quella è una polvere di pomodoro. Prendiamo solo per dare un po' di colore, perché prendiamo i pomodorini che usiamo per le nostre ricette. Recuperiamo le bucce. Esatto, togliamo la buccia che può essere un po' fastidiosa in bocca, e con le bucce non le buttiamo, e grazie al seccatore di Alessio ci decoriamo i piatti. Ma che squadra, che fusion meravigliosa. Allora, penso che a questo punto dobbiamo andare a mettere in forno la nostra tostaccia. Esatto. Nel frattempo allora io mi dedico ad Alessio, che ci presenta il cocktail che ha pensato in abbinamento per questa tostaccia, che tra l'altro ha un grande classico all'interno. Esatto. Che è insomma il classico abbinamento seppie e piselli, tipico, proprio tipica ricetta marinaresca abruzzese, però rivisitata. Esatto. E messa addirittura all'interno di una tostaccia, quindi veramente tante cose. Cosa hai pensato tu, Alessio? Allora, qui andiamo a abbinare un punch al gin. Dai. È un drink molto molto semplice ed è anche quello che nel locale è il più venduto. Quindi punch al gin. Ma come mai hai pensato di fare questo abbinamento?
Allora, parte per la vendita più che altro per i sapori che sono all'interno. Okay. Come dicevo prima, è il cocktail che sta riscuotendo maggior successo nel locale. Okay. Riusciamo a accontentare sia chi beve tende a bere un pochino più dolce, sia chi tende a bere in maniera, diciamo, un pochino più secca, un po' più secca, sì. Ecco, io volevo ricordare che comunque il nostro Alessio è bravissimo anche a fare cocktail analcolici, quindi per chi magari non volesse così bere alcol, lui ne fa alcuni analcolici che sono veramente buonissimi, buoni buoni buoni. Nel frattempo tu che cosa hai fatto, Saverio? Ho messo la crema sulla base della pizza che andrà in forno in questo modo. Ah, quindi con, già solo con la crema di pisello. Il resto viene messo tutto una volta cotta la pizza. Perfetto. Ecco, nel frattempo la nostra tostaccia si è cotta. Si è cotta, sì. Ok, perfetto. Quindi andiamo al taglio. Allora, se ci fermiamo un attimo, ecco tu adesso taglio, nel frattempo voglio tornare da Alessio per... Stavo finendo il punch. Ok, per completare il nostro punch. Quindi che stai facendo adesso? Allora, sto aggiungendo due bitter, uno è al rabarbaro, e questo è un bitter mix. Ok. Quindi c'è del bitter Campari dell'angostura. Ok. Che dà completezza al cocktail, va a completare il cocktail, anche perché per il punch una delle regole è che il bitter va sempre. Ok. Allora. A te piacciono i cocktail? Sì, quando abbiamo un giorno dove ci siamo tutti quanti, a fine serata ci... Adesso ci fa un po' di cocktail, così parliamo, sì, un modo per formare anche la squadra. È vero, assolutamente. Poi anche per creare gli abbinamenti giusti, esatto, no? Magari... Così magari lui ci chiede cosa ne pensate, e diciamo i nostri pareri, poi lui va bello, a migliorare o semplicemente se va bene. Quindi un momento di confronto, esatto, dove si creano. Molto tranquillamente, ridendo, scherzando, ma... Ha un doppio fine, ecco. Eh sì, è vero, è molto importante anche questo, scambiare le proprie idee, le proprie opinioni, e poi da lì si creano combinazioni particolari e che magari riscuotono anche parecchio successo. Tu praticamente ci sei quasi, giusto? Ci sei quasi con, sì, sì, con il cocktail. Verrà servito lì all'interno di questa tavola? Sì, lo serviamo dentro questa boccetta anche per far divertire un po' i clienti. Ma che bello! Bravissimo. Bellissimo. Certo che veramente è un'arte che richiede degli strumenti particolari, tante cose, insomma, c'è un grande lavoro dietro. Poi adesso è bravissimo, quindi anche nelle presentazioni. Quindi viene servito in questo modo e poi praticamente che si deve fare? Il cliente deve semplicemente prendere la bottiglietta, aprire e versarlo dentro al bicchiere. Lo finisco con questi filamenti di peperone disidratato, così che dal primo sorso all'ultimo il cocktail cambierà di sapore. Ma dai, incredibile. Anche qui frutta disidratata, in questo caso dei lamponi. Sì, poi giriamolo così facciamo vedere. Ah, manca il tocco finale. Giusto due dettagli. Un po' di passion fruit per far iniziare da mangiare prima della bevuta. Profuma tantissimo. Wow, che bello! Che meraviglia! Noi lo serviamo così. Capolavoro, eh! Allora, Saverio. Ok, quindi... Ora è il tuo momento, vai! Andiamo a finire la pizza con le seppie. Io dico sempre, mi dispiace che i nostri telespettatori non possono sentire il profumo, perché questo olio con il quale hai aromatizzato le seppie è veramente tanto tanto aromatico, intenso, profumato. Veramente complimenti. Sì. Poi io amo particolarmente l'abbinamento, un grande classico, delle seppie con i piselli. E in questo modo devo dire che mi incuriosisce parecchio. Sì, che poi sono sempre le cose semplici ad essere le più buone. È vero, è vero. Questa è una grande verità quella che hai detto, sai? Ho avuto un grande maestro. Assolutamente sì, il grande Luciano. Sarà sicuramente tanto orgoglioso di te, veramente. Grazie. Poi finiamo con una granella di nocciole. Ma che bella questa pizza, questa tostaccia. Io la chiamo pizza, ma non è una pizza. È una tostaccia, una pizza, cosa? No, non è la tostaccia, perché la tostaccia ha il ripieno all'interno, esatto, giusto? Quindi questa è proprio una pizza. Questa è una pizza. Proprio un impasto di pizza. E poi, okay, grattata di scorza di lime. Un filo d'olio. Per dare un po' colore al piatto, la polvere di... Cioè, amici, 22 anni,
22 anni, veramente. I miei ossequi, i miei complimenti, grazie, guarda. Grazie. La pizza è pronta. Che bella, guardate che meraviglia. Io la voglio mettere vicino al nostro cocktail. Beh, che dire, due artisti, grazie, i nostri giovanissimi Saverio e Alessio. Complimenti, ovviamente complimenti anche al grande Luciano Passeri, che insomma è l'artefice di tutto questo. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati insieme a noi. Anche domani saremo qui. Vi saluteremo da Passeri in Centro, in compagnia di Luciano Passeri e del suo staff. A domani. Ciliegie, nespole, pesche, fragole, è la frutta di stagione ricchissima di beta-carotene e di antiossidanti. È la frutta ricca di fibra e dell'acqua, aiuta il corpo a riprendersi dopo i mesi invernali e aiuta a preparare la pelle per accogliere meglio il sole.